la tua esperienza di sesso anale non è andata molto bene, oggi ti spiego perché non è andata molto bene e cosa si può fare. Possiamo rendere la possibilità di avere un rapporto anale una situazione senza drammi. Sì, avete sentito bene, senza drammi. Ma come si può fare? Lubrificare, lubrificare e lubrificare, l'ho detto 3 volte per ricordarvelo perché è molto importante la lubrificazione. Assolutamente perché il canale anale non si lubrifica, forse l'abbiamo detto in qualche altro video che se non avete visto vi consiglio di andare a riguardare e quindi è fondamentale utilizzare una buona lubrificazione. Ma per non rendere il sesso anale un dramma, la cosa importante che dobbiamo tenere in considerazione è che ci sono aspetti fisici e psicologici che incidono in modo importante sulla tematica. Non è solo un aspetto fisico, non è solo un aspetto fisiologico, sono entrambi gli aspetti che incidono. Quindi vediamo insieme come poter affrontare la situazione nel miglior modo possibile e provando anche piacere. Per avere un rapporto anale soddisfacente dobbiamo creare le condizioni fisiche e psicologiche affinché questo avvenga. Per creare le condizioni fisiche e psicologiche, la prima cosa su cui basarsi è il consenso, il rispetto e la comunicazione. Esatto, perché se voi cercate di convincere qualcuno ad effettuare sesso anale state andando nella direzione sbagliata. Comunicare ed esprimere i propri desideri, i propri limiti e le proprie difficoltà in merito renderà il contesto adeguato per iniziare a parlarne insieme e magari avvicinarsi al rapporto anale. L'altra cosa importante, ve l'ho detta prima, ve la ripeto, è la lubrificazione, perché il canale anale non si autolubrifica, quindi per evitare fastidi e lacerazioni utilizzate un lubrificante. Vi consiglio un lubrificante in silicone perché ha una durata maggiore e quindi la lubrificazione aumenta. Bene, ma vediamo insieme quali sono le altre condizioni che possono rendere il rapporto anale soddisfacente e appagante. Creiamo insieme le condizioni affinché il contesto ci aiuti. Quindi la prima cosa da fare è l'igiene. Sì, perché molti di voi mi riportano la paura di non avere una buona igiene, quindi di contrarre infezioni, di sporcare, di farsi insomma male. Quindi l'igiene è importante, però ricordiamoci sempre che un'igiene esagerata e ossessiva riduce la lubrificazione del canale anale pur utilizzando il lubrificante e provoca delle lacerazioni. Quindi una doccia va benissimo, una doccia che vi aiuta a pulirvi. Chiaramente può essere d'aiuto anche pulire il canale anale prima del rapporto, quindi andare in bagno, questo può essere molto d'aiuto. Una seconda condizione che può aiutarvi è cercate di utilizzare, se siete sul letto o comunque se siete in un contesto dove vi potete appoggiare, asciugamano o lenzuola scure che copriranno le macchie e quindi ridurranno la vergogna e il disagio. Mettete della musica rilassante, luci soffuse, insomma, create un contesto sicuro e piacevole. L'altra cosa da fare, molto importante, è usare il preservativo. Sì, perché usando il preservativo vi sembrerà strano, ma scivolerà meglio nell'aspetto lubrificazione. Quindi potrete avere più possibilità di un ingresso piacevole e meno lacerazioni. Altra cosa importante è giocate con l'aspetto prima della penetrazione, quindi potete utilizzare appunto il lubrificante come dicevamo, ma soprattutto le dita e con movimenti circolari andare a stimolare la parte anale, poi all'ingresso, ma dovete farlo in maniera molto lenta, quindi provare delle piccole introduzioni delle dita leggere e delicate. L'altra cosa che è importante fare è poter utilizzare un piccolo oggetto anale che vi aiuterà nella stimolazione. Non potete pensare di inserire l'oggetto in maniera diretta e veloce e intensa perché questo provocherà fastidio. Quindi giocateci insieme, stimolate insieme le parti anali di entrambi e in questo modo creerete fiducia e soprattutto un contesto di rispetto e un contesto soft e piano piano potrete cominciare la penetrazione. Ricordatevi sempre che è importante comunicare, quindi se in quel momento provate fastidio o un dolore eccessivo, ditelo e mettete dei limiti. Cosa dovete invece assolutamente evitare? L'ingresso in fretta, come dicevamo prima, cioè se pensate di arrivare ed entrare diretti così, senza aver prima lubrificato, stimolato, creato il contesto e parlato, siete fuori strada. Renderete questa esperienza d'esperienza negativa e spiacevole. Quindi andate piano.
comunicate e soprattutto utilizzate il gioco e la creatività, perché sono importanti. Ad ogni persona piacciono cose diverse, quindi quello che potete fare è cercare di capire cosa piace al partner o alla partner e magari utilizzare parole, modalità, atteggiamenti che possono essere più eccitanti e possono veramente condurre al piacere. L'aspetto sessuale anale può essere un'esperienza gradevole e crea una grande intimità e piacere, ma può essere un'esperienza sgradevole, quindi dobbiamo farci molta attenzione e seguire le indicazioni che vi ho dato. Create un contesto comunicativo buono, rispettate e usate il consenso, giocate insieme, usate la creatività e andate gradualmente. Usate i preservativi per proteggervi, mi raccomando. Quindi, se vogliamo rendere questa esperienza veramente piacevole, dovete andarci cauti. Se la tua prima esperienza nel rapporto anale non è stata piacevole, non scoraggiarti. Può migliorare e può andare sempre meglio anche in funzione del tipo di rapporto che hai creato con il partner o con la partner. Se vuoi approfondire maggiormente alcune tematiche, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a seguire i miei video e a condividerli con i tuoi amici per migliorare l'educazione sessuale, l'educazione relazionale e affettiva. Inoltre, qua sotto metti un commento e fammi sapere cosa ne pensi del rapporto anale, quali sono state le tue esperienze, quali sono state le tue difficoltà, ne parleremo insieme alla community. Ti ricordo inoltre che puoi iscriverti anche ai miei canali social, Facebook, Instagram e TikTok, per avere un aggiornamento quotidiano con me. Ciao! Ci vediamo al prossimo video!